Mentre si avvicina all'offensiva di terra di Israele, continuano i raid in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre. Sono drammatici i numeri comunicati dall'UNICEF. 2.360 bambini morti a Gaza in 18 giorni. Solo nelle ultime 24 ore, 704 palestinesi, 305 minori uccisi negli attacchi israeliani sulla striscia. 3 persone sono state uccise e molte altre ferite in un attacco israeliano vicino al campo profughi in Cisgiordania. Nella notte Tel Aviv ha attaccato alcune infrastrutture militari siriane. 2 razzi provenienti dal Libano hanno tranciato un cavo elettrico, causando interruzioni di corrente alle alture del Golan. Le forze israeliane hanno aperto il fuoco in risposta. L'esercito di Tel Aviv fa intanto sapere che le forze navali hanno individuato e sventato un tentativo di infiltrazione via mare da parte di una cellula terroristica di Hamas. Non accenna a spegnersi lo scontro diplomatico tra il governo di Israele e Guterres. L'ambasciatore israeliano all'ONU, Erdan, fa sapere che il suo paese negherà il visto d'ingresso ai funzionari delle Nazioni Unite dopo l'intervento di ieri del segretario generale contestato da Israele.